C'è un filo rosso che lega la resistenza di ieri a quella di oggi. Resistere vuol dire esistere, esserci. Non limitarsi ad assecondare il corso della storia, ma assumersi la responsabilità di deviarla quando sta prendendo una direzione contraria alla libertà e alla dignità delle persone e alle loro speranze di giustizia. Perché la bellezza dei 20 anni è poter non dare retta a chi pretende di spiegarti l'avvenire, poi l'amore, poi l'amore. La libertà non è star sopra l'albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.